intanto mi presento, buongiorno a tutti, è un piacere essere qua con voi. Mi chiamo Daniel Simone, io sono responsabile marketing del gruppo Made, credo che un pochino ci conosciate. E siamo qua a presentarvi una realtà locale, un'importante realtà locale, un gruppo nazionale e una multinazionale, perché poi ci siamo portati un partner. Però partiamo da qui. GPA. Allora, GPA è un'importante realtà locale nel territorio del Veneto, nel territorio padovano, ovviamente all'interno del nostro gruppo, e si parla di una realtà storica, ben radicata nel tessuto sociale di Padova, o meglio, come tutte le rivendite che fanno parte del nostro gruppo, non fa parte di quelle aziende che si sono inventate nell'era dei bonus, ecco, si parla di realtà storiche. Non a caso stiamo parlando di una realtà del 1974, quindi quasi 50 anni di vita, e una realtà che ormai è alla seconda generazione, una realtà giovane, dinamica, ben consapevole di cosa e come si deve lavorare per un mercato dei tempi attuali. Quindi, dicevo, anno di nascita 74, tre negozi, uno a Limina, uno a Campo San Piero e una nuova apertura, recente apertura, a Piombino Dese, sette mezzi di proprietà e quattro province servite. Questi sono i negozi, quindi Campo San Piero, che ha una forte attitudine da showroom di tessuti, rivestimenti, coperture, quindi tutto quello che riguarda il discorso della ristrutturazione, e invece il negozio di Limena, ma soprattutto il negozio di Piombino Dese, nuova apertura, con un taglio preciso su tutto quello che riguarda il mondo del colore, delle finiture, della decorazione per la casa e tutta la parte di cappotto e cartongesso. Su questo soprassiedo un attimino, perché poi avremo un intervento un pochino più tecnico su quello che riguarda il mondo del cartongesso. Dicevo, passione e colore, perché il punto vendita nasce per gestire l'esigenza del colore, parliamo di colore, decorazione, interno, esterno, si serve imprese, architetti, clienti privati, e con un'attenzione particolare alla tecnologia del colore. Parliamo di sostenibilità sul colore, e ovviamente la gamma dei prodotti che presentano tengono seriamente in considerazione tutto ciò che il mercato attuale ci costringe a proporre. Parliamo di design di benessere, quindi un lavoro, sapete meglio di noi oggi che il lavoro è poco standardizzato, oggi il cliente, anche e soprattutto dopo Covid, il cliente vuole che la casa sia sua, personalizzata, non esiste più il clusterizzato, è tutto costruito ad hoc, ascoltando, e sottolineo ascoltando, le esigenze dei vostri e dei nostri clienti. Quindi siamo una realtà pronta ed è in grado di soddisfare questo tipo di esigenze, con un servizio a 360 gradi, perché ovviamente non basta solo vendere e distribuire prodotto, qui si parla di ascoltare il cliente, capire quelle che sono le sue esigenze, trovare il prodotto giusto, fare il sopralluogo nella casa e soprattutto l'assistenza per l'applicazione dei prodotti, quindi anche quella molto 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 importante. Questo è il servizio cosiddetto a 360 gradi che propone GPA, è ciò che oggi il cliente urla a noi distributori, è l'esigenza del bisogno oggi che ha, vuole un unico interlocutore serio e professionale che riesca a gestirgli il servizio completo. Dicevo, GPA, importantissima realtà veneta, ma che fa parte di un gruppo, perché oggi come oggi è importante avere alle spalle un gruppo importante. Vi racconto velocissimamente chi è, per chi non lo conoscesse: il gruppo Made. Intanto Made, molti lo chiamano Made, realmente è Made, una realtà italianissima. Made è l'acronimo di marketing avanzato per la distribuzione edile, che spiega quella che è la nostra vocazione di gruppo. Non siamo solo un gruppo d'acquisto, siamo un gruppo orientato alla vendita, a dare servizi alle nostre rivendite. 191 punti vendita presenti in 18 regioni, quindi siamo
una realtà italiana ben distribuita su tutto il territorio nazionale, 450 milioni di fatturato di gruppo e 240 convenzioni con i migliori player del mercato. 240 convenzioni che sono poche, sono pochissime, guardando il panorama dei gruppi e ciò che fanno i nostri concorrenti. Questo perché? Perché preferiamo avere pochi interlocutori estremamente affidabili. È questa la nostra forza. E il primo gruppo è un'offerta di servizi. Dicevo, Gruppo Made ha quattro pilastri che guidano la nostra strategia. In primis l'italianità, probabilmente avete visto il logo, l'Italia è presente addirittura nel nostro logo, nel logo di GBA, perché siamo una realtà al 100% italiana, fatta di imprenditori italiani, e poi siamo distribuiti su tutto il territorio nazionale. Professionalità e competenza, perché lo dicevo prima, abbiamo e vogliamo all'interno del nostro gruppo solo realtà come GPA, cioè realtà storiche, realtà che non hanno mai tradito i loro clienti e che sono sempre riusciti a lavorare fidelizzando i clienti. Ripeto, non facciamo parte di quella categoria che ha lavorato purtroppo a volte male negli ultimi due anni. Servizio a 360 gradi, ve l'ho raccontato per GPA, oggi questo il cliente lo esige, un prodotto che ha in mano. Non siamo distributori, non riusciamo a dare servizio in tutti i nostri punti vendita, un servizio a 360 gradi. E sviluppo sostenibile, che è il tema principale per il quale siamo qua oggi, perché, e voi lo sapete meglio di me, è un asset di lavoro fondamentale per qualsiasi azienda. Non solo per una questione di responsabilità, perché se parliamo di edilizia, e lo dico in modo un po' cinico, lo so, il business va esclusivamente in quella direzione lì. Quindi oggi è fondamentale lavorare con prodotti che lavorano in quest'ambito di... Velocissimamente, non voglio annoiarvi, siamo, dicevo, un gruppo orientato alla vendita, perché alle nostre rivendite diamo tutta una serie di servizi, perché non lasciamo sole le nostre rivendite sul territorio, lavoriamo tantissimo sulla formazione, perché in un momento come questo di mercato, dove il prodotto evolve velocemente, è molto importante tenere sempre aggiornati tutti i nostri negozi. Detto ciò, vi dicevo, pochi partner estremamente affidabili. Tra i partner più affidabili e allineatissimi alla nostra strategia c'è Knauf, realtà che conoscete. A questo punto passo la parola e il microfono a Stefano Coccato, che è il project manager di Zona, che vi racconta cosa fa Knauf. Immagino che lo sappiate, però è meglio approfondirlo. Grazie. Salve a tutti, allora, facciamo partire inizialmente un breve video dove si fa qua, si parte così, eccolo qua. Abbiamo pensato di far vedere prima un breve video, così, perché contiene tanti degli argomenti che vogliamo affrontare oggi e sono tutti sintetizzati in velocità. E quello che volevo dirvi
pochi minuti, e quello che rappresenta Knauf, molti di voi magari conosceranno il marchio, è una multinazionale un po' presente in tutto il mondo, o quasi, come vediamo, ha più di 80 impianti di estrazione, 300 impianti, sono 40.000 dipendenti, fatturato che vediamo importante. Un'azienda comunque sempre alla ricerca, sempre in evoluzione, sempre con nuovi prodotti. L'ultimo che abbiamo visto è la lastra GKB Advanced, una lastra pensata per essere più leggera, per favorire quella che è l'applicazione, quindi la riduzione dei pesi in cantiere. È stato studiato in un particolare legame all'interno del nucleo di gesso che fa sì che si possa lavorare con meno peso, pur non rinunciando a quelle che sono le prestazioni di resistenza meccanica, prestazioni antincendio, prestazioni di isolamento acustico. Anche se ovviamente quando andiamo a ridurre le masse un pochettino di acustica si perde, ma allora si va a lavorare magari con altri prodotti. Il concetto che Knauf è sempre impegnata per quanto riguarda la sostenibilità lo possiamo leggere da questa diapositiva, da sempre Knauf, a partire dai materiali che va ad usare, dal gesso, una componente naturale, quindi solfato di calcio biidrato, si è sempre molto attenti a tutte quelle che sono gli aspetti legati alla sostenibilità, all'ambiente e al benessere della persona. E qua c'è un elenco di varie certificazioni, tutti i vari materiali rispettano i requisiti, i criteri ambientali minimi, ci sono diverse tipi di certificazioni, chi più ne ha più ne metta. Ci interessava, ne parlavamo con Simone, farvi vedere quello che è l'andamento negli ultimi anni della crescita nel mercato dell'edilizia leggera, quindi il mercato dei sistemi costruttivi a secco. E vediamo come, lo vediamo nella parte sotto in azzurro, c'è sempre più crescita di questo tipo di sistema legato alla sostenibilità, al valore aggiunto del sistema, alla prestazione del sistema stesso sotto tantissimi aspetti, legato, ma non ultimo, legato anche all'economicità di questo tipo di sistema, perché le imprese, se non hanno un ritorno, un'economicità legata alla velocità di posa, alla qualità del sistema controllato dall'inizio alla fine, fa sì che si riesca ad avere incrementi che vanno come leggiamo nella diapositiva. Ecco, come ultima slide volevamo farvi vedere un po' quello che è una delle ultime certificazioni, l'Eurofins Gold, per i vari prodotti di casa Knauf, che è una certificazione molto importante che è legata all'emissione di sostanze nocive da parte delle lastre, non emettono niente di niente. E abbiamo pensato a questa diapositiva perché in qualche modo c'è un elenco di quelle che sono le diverse lastre che possiamo andare ad utilizzare, perché poi la componente cartongesso è, allora uno la conosce, quindi dice una lastra di cartongesso, ma ce ne sono di tanti tipi. Abbiamo visto l'ultima arrivata, la GKB Advanced. Ma poi ci sono le lastre verdi, che sono quelle idrofugate, ci sono le lastre antincendio, che sono quelle GKF, che sono quelle additivate nel nucleo con la fibra minerale per far sì che dopo che si è bruciato il cartone il nucleo di gesso rimanga ben unito anche in caso di incendio. Ci sono le diamant, che sono delle lastre ad alta densità che ci consentono di andare ad attaccare i carichi in qualsiasi punto della parete senza bisogno di andare a posizionare nella parte retrostante quello che è un telaio di supporto o altro. E ci sono poi delle lastre accoppiate, delle lastre con la barriera a vapore, delle lastre nate apposta alle case con una densità intermedia che ci consente di lavorare bene in ambiente domestico, in ambiente residenziale, e altri tipi di lastre per l'antincendio. Volevo dirvi queste poche cose perché è importante nel momento in cui si sceglie di lavorare a secco scegliere bene anche il tipo di componente, il tipo di stratigrafia più adatta a quelle che sono le esigenze e i risultati che vogliamo ottenere. E il nostro partner GPA di sicuro può darvi supporto su questo, può darvi supporto, può dirvi tutti quelli che sono i materiali, farveli vedere, segnalare un magazzino, può segnalarvi e ad affiancarvi con dei loro clienti che possono farvi dei preventivi.
aggettivi a seconda delle esigenze della dimensione del cantiere, interpellando GPA si possono trovare dei preventivi o uno o più preventivi da parte di applicatori qualificati, anche perché insieme a loro continuiamo sempre a fare della formazione continua, che è importante perché al di là della qualità del materiale, della qualità del sistema, è importante che venga anche posato bene, e se viene posato bene allora si ha il risultato che è quello che magari abbiamo pensato in fase di progettazione e che vogliamo ottenere al lavoro finito. Complimenti, grazie ancora per queste informazioni che sicuramente possono